Ciao a tutti cari amici di Fish Project, siamo qui oggi per la seconda parte sul video tutorial dello slow pitching. Se vi siete persi la prima parte, qui sopra vi lascio un link nel quale troverete il video nel quale abbiamo parlato di cos'è lo slow pitching, della stagionalità e degli artificiali che il mercato offre per questa splendida tecnica. E quindi bando alle ciance e ora parliamo di canne e mulinelli e di come settare la nostra attrezzatura. Eccole qua! Le canne da slow pitching sono delle canne lunghe circa 6 piedi, con un'azione morbida e una grammatura di solito che va dai 40 ai 150 grammi circa. Fondamentalmente, queste canne hanno un'azione atta a far rimbalzare il nostro jig sulla colonna d'acqua. Di conseguenza, più morbida sarà la nostra canna e più ampio sarà il movimento del nostro jig. Invece, se abbiamo una canna troppo dura, il nostro jig non si muoverà nella maniera corretta sulla colonna d'acqua. Tutta questa morbidezza, però, ha un contro, che è quello di portare tutto il carico del combattimento sui mulinelli, e per questo abbiamo bisogno di mulinelli molto potenti, dei quali ora andremo a parlare. I due modelli base sono appunto il mulinello da casting e il mulinello classico da spinning. Ora cominciamo parlando del mulinello da casting, perché è quello che di solito si adatta di più a questo genere di tecnica, in quanto è un mulinello piccolo, potente e grazie alla sua manovella singola permette di fare in maniera molto corretta il movimento senza andare a usare troppo la nostra forza. Qui ad esempio ho un combo formato da un Okuma Chaymar e un Art Acid. Ho scelto questo mulinello perché viene già dotato con una manovella singola, ha un'ottima capienza di filo ed ha un prezzo molto interessante. Come la canna, l'Okuma Chaymar è una canna di primo prezzo che però mantiene le caratteristiche di un'ottima canna per lo slow pitching. Primo perché è offset, e secondo perché ha un'azione veramente veramente rotonda ed interessante per questa pesca, e quindi ho scelto questa canna. Ora passiamo alla versione da spinning. Questo perché se molti di voi si vogliono approcciare a questa tecnica e avete già un mulinello a casa, vi basta prendere una cannina e andare a cominciare a pescare. Qui ad esempio io ho preso un combo formato da il Savage nuovissimo SGS6 e dalla canna Toro Ultra Slow Jig di Art. Ho scelto questa cannina perché proprio ha un primo prezzo, ma mantiene anche questa un'ottima azione e una gestione sul jig veramente veramente buona. Ho scelto questo mulinello che, pur essendo un 4000, ha un corpo abbastanza grande, una rigidità complessiva molto buona e un max drag veramente interessante. Su entrambi i combo andremo a montare un trecciato di circa 20 libbre. Io ad esempio ho scelto il Daiwa G-Brake Grand 8 della misura 0,16, questo perché nella versione multicolor ci permette di capire a quale altezza stiamo catturando i pesci e di ripetere al giro dopo la stessa profondità. A questo andremo a connettere un terminale di fluorocarbon. Io ho scelto il Carbon Ghost della Tubertini, sempre della misura 35-40 a seconda dei pesci che andiamo a ricercare. Di questo monteremo 4 metri circa per evitare che quando ci troviamo nella superficie con un terminale corto ad esempio il jig schizzi fuori dall'acqua. Con i 4 metri invece, quando ci avviciniamo alla superficie, sentiamo il nodino entrare dentro la nostra canna e da lì ci possiamo fermare giusto in tempo. Ora arriviamo a una delle diatribe più grandi di questa tecnica, che è quella se utilizzare il solid e lo split oppure utilizzare lo snap. Io quello che vi posso consigliare è di utilizzare con tecniche più leggere lo snap. Ad esempio ho preso il cross lock di Ovner, che non abbandona mai, oppure per le tecniche più pesanti di andare a scegliere il combo formato sempre da Ovner di solid e split. Questo perché con pesci molto più vivaci non avrete mai problemi di nessun genere, che possono capitare a volte con lo snap. Ora a questi basta collegare i nostri assist. Fateci pure sapere se volete un video tutorial su come fare gli assist per lo slow pitching. Scrivetecelo qui sotto e fatecelo sapere. Ora torniamo un attimo alla canna, perché vi spiegherò l'azione di pesca. Noi quando ci troviamo dalla nostra barca cominciamo facendo scendere il nostro jig o all'altezza del fondo oppure dove il nostro ecoscandaglio ci sta segnando del pesce di passaggio. Una volta raggiunta questa profondità cominceremo a recuperare il nostro jig con dei giri di manovella di circa un terzo, metà o tre quarti di giri di manovella. Questo per imprimere un movimento più ampio o meno ampio sulla colonna d'acqua. Per scegliere qual è il movimento
l'allevamento migliore, dobbiamo anche un po' capire che pesci abbiamo davanti. Perché ad esempio, se andiamo a cercare dei pesci frenetici, andremo ad accorciare questo movimento. Se invece andiamo a cercare, come nel caso della spigola, dobbiamo ampliare il più possibile questi movimenti, mettendo un giro di manovella e lasciando cadere il nostro jig con delle pause molto ampie. Una volta raggiunta questa profondità, cominceremo il nostro recupero con dei movimenti oscillatori che imprimono al nostro jig un movimento più o meno ampio. Andremo a scegliere questo tipo di movimento a seconda del pesce che ci troviamo sotto e, portando un po' della nostra fantasia, andiamo a capire qual è il movimento giusto per attrarre il nostro predatore. Ad esempio, per la spigola noi utilizziamo un movimento molto ampio e lento e approfittiamo del momento di caduta per catturare la spigola. Il serre invece ama dei movimenti molto più veloci che stimolano molto di più il loro istinto predatorio. State attenti perché l'attacco avviene quasi sempre in caduta ed è anche per questo che su questo genere di canne è stato montato un calcio molto lungo perché possa essere messo saldamente sotto la nostra ascella ed evitare che la canna ci scappi di mano. Il combattimento, come vi ho spiegato prima, verrà fatto con canna molto bassa per sfruttare tutta la potenza del nostro mulinello e quindi il nostro pesce andremo proprio a issarlo con la forza del nostro mulinello. Cari ragazzuoli, purtroppo siamo arrivati al termine di questo tutorial sullo slow pitching. Se questo video vi è piaciuto, fatemelo sapere sui commenti qui sotto. Vi invito inoltre a iscrivervi al nostro canale e a seguirci su Instagram, dove troverete dei contenuti esclusivi. Detto questo, vi aspetto per il prossimo appuntamento del giovedì. Ciao!